Eh, ricordo di aver conosciuto da lontano naturalmente Marcello Ghizzinardi in passato in una finale eh, di Coppa Italia eh, sempre a, a Montecatini, ricordo bene appunto, contro, contro Veroli, per cui è sicuramente un esperto di questa competizione che ha vinto con Omegna e, e Basket Forever ufficialmente rivolge a Ghizzinardi a Omegna, capolista del girone A. Della Serie B i migliori eh, complimenti per questa mh, affermazione. Naturalmente, Marcello, parlaci un attimino di te, del tuo percorso: sei un mh, nome nuovo per quel che riguarda basket, forever, ma non nel panorama cestistico, in particolare di Serie B. Il mio percorso di allenatore inizia nella mia città natale che è Codogno, eh, che ospita il campus da cui è partito poi. Tutta la storia della Sigeco Casal adesso eh, a Sigeco Piacenza, eh, per cui ho fatto tutte le trafie delle giovanili allenando partendo da, proprio dai, dai piccolissimi, ho, ho smesso presto di, 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 di giocare e ho cominciato eh, diciamo con le giovanili sono stato molto fortunato perché erano, eh, sono state giovanili di alto livello quando. Il presidente Curione ha cominciato ad investire pesantemente nella pallacanestro, per cui è stata un'esperienza assolutamente entusiasmante, entusiasmante e formativa e poi mh, ho cominciato con la prima squadra facendo da assistente a, a Coach Meneguzzo e, e, e a Corbani e, e non finirò mai di, di, di ringraziarli. Per tutto quello che mi hanno eh, insegnato, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista eh, umano, e, e poi sono stato alla fine da, da, a Casal Posterengo dal 93 fino, a, fino al 2007, eh, lì ho capito che mm, rischiavo di essere identificato come un allenatore del posto che, che, che comunque, eh, non avesse mai voluto spostarsi. In realtà ho, fatto, ho preso la decisione di allontanarmi. Sono, sono, sono stato a Gragnano e il primo anno fuori casa. Gragnano, in, una, in un periodo molto, molto difficile, ma è stata un'annata abbastanza tribolata. Ma, ma ricordo con grande piacere e con grande gratitudine. Eh, per la gente di Gragnano e la società di Gragnano, perché è stato un po' il mio, come dire, mi ha servito molto per capire altri eh, aspetti della, de, 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 della professione di allenatore. Dopo Gragnano mi sono arrivato a Fidenza, in B1, eh, dove sono stato due anni. Ho fatto un anno a Vado Ligure, dove abbiamo fatto la promozione, ma purtroppo eh, problemi societari hanno... Mh, come dire, costretto la, la società a rinunciarvi a, a, al diritto di, di, di adilettanti, eh, per cui mi sono rimesso in gioco facendo di nuovo l'assistente a Piacenza in Lega 2, allora eh, morfo Piacenza sempre come assistente di, di coach Fabio Corbani, e poi ho ripreso come dire il l'attività di capo allenatore stando, subentrando a Milano a dicembre stando tre anni all'Uragna condividendo momenti molto importanti dove siamo riusciti ad arrivare ai playoff purtroppo perdere sempre purtroppo per fortuna insomma, perché abbiamo sempre perso con, con squadre che poi hanno fatto la promozione e sto parlando di Fortitudo Bologna prima e l'anno dopo di Udine e... E poi siamo siamo i giorni nostri, via. Omegna, come è nato il progetto Omegna, che comunque è una piazza di buonissima tradizione? ma eh, L'esperienza Omegna nasce abbastanza velocemente, nel senso che appena mi è stata prospettata la possibilità di, 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 di venire a Omegna, eh, ho accettato di buon grado perché sapevo che è una piazza importante, sapevo che è una piazza dove c'è molto entusiasmo, siamo molto seguiti da, dai, dai tifosi storici eh, che non ci fanno mai mancare il loro apporto, per cui eh, sapevo che era una, una società ambiziosa l'avevo già conosciuta mh, incontrandola più volte da avversario, per cui insomma mh, è stata una cosa in realtà abbastanza, abbastanza veloce. Loro avevano bisogno di ricreare entusiasmo perché venivo da una stagione tribolata, culminata con la retrocessione, per cui eh, sapevo che dal punto di vista del, dell'entusiasmo, dell'attaccamento de, dell alla squadra avremmo fatto un bel lavoro, poi chiaramente i risultati non sono così scontati, non sono facili da, da raggiungere, e speriamo che, insomma, che il lavoro di questi anni alla fine sia, sia ripagato anche dal punto di vista. Eh, dei risultati che possono sfociare in una, in una promozione. Siete un cocktail di buona esperienza, ma anche di giovani positivi. Sta emergendo in maniera particolare Simoncelli, non proprio nuovo, su questi palcoscenici, che si è messo in particolare evidenza nelle finali di eh, Coppa Italia appunto di recente. Chiaramente Simoncelli è, è uno dei, dei, dei leader de, della nostra squadra. Eh, sia per esperienza che per come dire, ruolo, essendo il playmaker, poi alla fine eh, la sua leadership è, è particolarmente importante, anche lui viene ne ha avute di, 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 di tutti i colori, ne ha passate di cote di crude, finalmente eh, un mese fa abbiamo cominciato a vedere la luce eh, in fondo al tunnel. È rientrato prima della Coppa Italia a Piombino giocando una partita di sacrificio, chiaramente non era in condizione e anche nelle prime due partite, sia con Pescara che con San Severo, non è che avesse fatto granché, in realtà aveva solo bisogno di giocare e poi in finale giustamente è uscito tutta la sua, come dire, la sua leadership e la sua qualità ed è chiaro che per puntare in alto abbiamo bisogno che i giocatori alla fine più rappresentativi come possono essere lui o come possono essere per esempio Marcelo Dip poi alla fine facciano la differenza ecco. guardando avanti ecco e un attimino anche indietro delle avversarie degli altri gironi che eh, idea ti sei fatto? Tu hai eliminato facilmente Pescara ecco che comunque è una buona formazione della, del girone C poi hai battuto San Severo, che aveva un ruolino di marcia ecco, impressionante, sempre nel girone C. Eh, in qualche modo, poi non partivi favorito in finale con 100, vista, vista l'affermazione contro Piacenza della squadra romagnola e anche nella gara eh, precedente ecco, um, contro uh, Palestrina. Che idea ti sei fatto in un possibile incrocio circa il livello degli altri gironi della, della serie B. ma Sì, intanto abbiamo, abbiamo incontrato Pescara. Che ha che, che, che avuto in un periodo come dire tribolato, perché aveva grossi problemi di organico. Per cui Pescara è sicuramente una squadra. Eh, importante e, e, e noi abbiamo vinto poi alla fine anche meno nettamente di, di, di quanto non, non stia a dimostrare il, il punteggio finale. Eh, devo essere sincero che 100 la conoscevo, 100 si era visto durante le, 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 le finali quale tipo di potenziale offensivo potesse avere. Io confido sempre nella mia squadra, sono solito ripetere ai miei giocatori che dobbiamo essere prima di tutto solidi e una volta che siamo solidi poi siamo duri da battere. Per cui mh, di 100, diciamo che eh, non mi aspettavo nulla di più e nulla di meno. Mi ha mh, devo dire, impressionato San Severo, come ho già mo avuto modo di, 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 di dire, di, di, di esternare. Insomma, mi ha impressionato per, per, oltre che per le l'enorme potenziale offensivo che su quello non avevo dubbi ma mi ha impressionato anche come compattezza, come solidità, come fisicità, come eh, anche consistenza difensiva per cui credo che San Severo sia un cliente veramente veramente ostico e spero di come dire, che le nostre strade si incrocino il più tardi possibile State tenendo un cammino costante, eh, a debita distanza vi sono buone formazioni quali possono essere Firenze e Milano, ma mh, sembrate non scalfirvi ecco, nel tempo comandando eh, questo girone molto equilibrato come lo può essere anche il eh, girone B. Però la vostra sembra una marcia eh, sicura, cosa che ti ha maggiormente eh, sorpreso da una parte e comunque confortato da parte della tua squadra. Penso che per adesso la cosa che ci ha contraddistinto, che ci ha eh, fatto, come dire, eh, ci, ha, ci ha permesso di rimanere in testa alla classifica, è stata la, 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 la continuità, nonostante qualche problema di troppo, di infortunio, abbiamo avuto eh, de, 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 delle situazioni abbastanza eh, difficili da gestire per quanto riguarda l'organico, mi riferisco non solo alla sabato e alla domenica quando si gioca, che quando si ha una squadra come dire, eclettica si può anche sopperire a qualche, qualche problema di organico. E, Abbiamo fatto fatica, c'è stato un momento dove allenarci durante la settimana era molto molto eh, così, difficile. Eh, penso, e, e qui è anche la sorpresa, eh, sono stato sorpreso favorevolmente da, dai, dai nostri giovani, non tanto e non solo Villa che già dall'anno scorso... Ha avuto modo di, di giocare grande parte del, de, 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 della stagione del regular season come titolare, come playmaker titolare, stanti gli infortuni della passata stagione, ma mh, mi riferisco soprattutto a Brigato e a Di Pizzo. Brigato in particolare è stato diciamo così, eh, inserito nel roster mh, con l'idea eh, di, di, di allungare appunto e di e di prepararci ad avere eh, delle settimane impegnative di allenamento quindi mh, nella nostra idea nel, nell'idea di inizio, inizio stagione Brigato avrebbe dovuto occupare un ruolo più marginale in realtà è stato protagonista nelle primi, fin dalle primissime giornate di campionato e gran parte del merito se siamo primi in classifica è anche, è anche da, 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 da dare a lui Gli zinardi Allenatore, quali programmi ha effettivamente per il suo futuro? Beh, come dicevo, ormai 12-13 anni fa ho, ho lasciato casa, tra virgolette, per intraprendere questa, questa professione in giro per l'Italia e eh, per cui. Mh, non è tanto importante la, la categoria quanto la, la serietà del progetto, quello che mi fa eh, propendere per la scelta di una società o di un'altra, per cui sono, mi vedo come un allenatore eh, sempre impegnato, sempre alla ricerca di situazioni stimolanti. Io ricordo che una volta e poi anche dico questo anche eh, per il fatto che nasco appunto come allenatore delle giovanili. Mi ricordo che una volta l'allenatore era considerato non tanto come un personaggio pubblico, ma era considerato come un educatore. Io avevo un rapporto stretto con gli insegnanti dei, dei miei giocatori, dei giovanili e con i genitori stessi. Per cui era gratificante anche da questo punto di vista, e chiaramente anche l'allenatore di, di una squadra di una squadra. Eh, di, di, di senior deve avere il suo peso all'interno di una dirigenza, all'interno di, di un progetto, per cui eh, l'idea è quella, andare dove, dove c'è un progetto, dove, dove, dove si possa lavorare. E, purtroppo, ahimè, mh, ho visto in giro per l'Italia delle situazioni dove l'allenatore ormai considerato come mh, un dopolavoro, e questa è la cosa che più mi ha preoccupato negli ultimi tempi per quanto riguarda la mia professione sei convinto che una società come Omegna dovesse arrivare nelle Final Four cosa a mio modo di vedere non improbabile possa rimanere in A2 oppure è una di quelle piazze ecco, che ha colore, ecco in questo senso entusiasmo ma a certi livelli può soltanto sfiorare oppure rimanervi eh, temporaneamente. Ma in realtà Omegna è tornata ad avere grande, grande ambizione perché eh, sta per essere come dire consegnato alla cittadinanza un palazzetto nuovo eh, che possa ospitare eh, partite di regular season e playoff eventuali di Lega 2 per cui c'è grande entusiasmo e questa, eh, questa consegna del, del palazzetto sta dando come dire, nuova linfa a tutte le speranze, a tutta, a tutta la comunità, alla dirigenza, ai tifosi, per cui intanto penso che sia eh, molto dura fare questo grande passo, ma nel momento in cui riuscissimo a fare il, il salto in, in Lega 2, poi dopo penso che ci... Ci possono essere tutte le condizioni per assestarsi eh, chiaramente senza fare come dire, passo più lungo della gamba, cioè non è che si ha la pretesa di, 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 di fare doppie scalate o di raggiungere eh, subito i playoff. Voglio dire, ci sono tutte le condizioni, sono le risorse sia economiche che, che, che dirigenziali e anche. Eh, come dire, della, del territorio per potersi assestare a una categoria superiore. Questo, su questo ne sono sicuro, anche perché sennò tutto questo progetto non avrebbe poi mh, gran senso. Ringraziamo Marcello Ghizzinardi per la gentile disponibilità. E auguriamo a, a lui in particolare e allomegna. Un grandissimo in bocca al lupo per questi eh, per questi playoff ormai vicinissimi e per il finale di campionato appunto nell'immediato. grazie a voi è stato un piacere come dire scambiare due chiacchiere e speriamo di vederci magari in... In... in concomitanza con eventi importanti come possono essere le Final Four di Coppa Italia o le, o le Final Four per la la pulpromozione, per cui arrivederci di nuovo a tutti.